Veniamo da una celebrazione e continuiamo con un'altra celebrazione, sempre in onore di Maria Vergine, col titolo del Santo Rosario. La figura centrale a cui noi guardiamo resta Maria. Però Maria non avulsa dal mistero che porta, è la madre di Dio, la madre degli uomini. Su Maria si concentra tutta la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Su Maria si concentra tutta l'umanità, perché è la madre degli uomini. E in questa festa di Maria vogliamo chiamare il cielo, vogliamo raccogliere gli uomini attorno alla madre, al lume di tutte le creature, perché in lei tutti ci abbassiamo davanti a Dio e in lei Dio accolga tutti noi. Purifichiamoci però. La santità di Maria si riverberi su di noi. Noi non possiamo offrire nulla al Signore perché siamo tutti impuri, tutti macchiati. Il peccato sì è stato distrutto da Cristo in quanto è reato, ma le conseguenze del peccato rimangono in noi e dobbiamo lottare non soltanto contro il peccato per non cadere più nel peccato, ma contro le conseguenze del peccato che hanno inclinato la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo e ci rende difficile di mantenerci quali siamo, figli di Dio, partecipi della divina natura. Ecco perché diciamo che abbiamo una unica persona illibata, colei che è senza peccato, colei in cui la Trinità riposa, colei che mai fu macchiata da peccato e mai toccata da serpente antico, per i meriti di Cristo suo Figlio. Ed è la luce di Maria, la forza di Maria che ci investe questa mattina. E noi presentiamo Maria, nostra madre, perché ottenga a noi la purificazione di ogni peccato e ottenga a noi una forza nuova per combattere contro le tre concupiscenze che stanno dentro di noi, contro il mondo in cui viviamo e contro il grande serpente che ancora ci insidia, perché noi siamo discendenza dalla donna. O Signore Dio Onnipotente, abbi pietà di noi. Noi non abbiamo nulla da offrire a te se non nostra madre. Nostra madre è tutto per noi. Ma nostra madre legate a te, o Padre, o Figlio, Spirito Santo, per intercessione di Maria, purificaci dai nostri peccati e dacci forza nuova per camminare secondo il tuo Vangelo. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, i tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Aspergimo, Signore, con l'issopo e sarò purificato, lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia, a quando giungerà quest'acqua porterà salvezza e tutti noi possiamo così cantare. Alleluia, alleluia. O Padre che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vasca dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito che dalle acque del battesimo ci fai riconoscere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio che
Raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore. Benedici il tuo popolo e ravvivi noi per mezzo di quest'acqua, con l'intercessione di Maria nostra Madre e il gioioso ricordo del Santo Battesimo. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la tua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Chiuso sei tu, Maria, giardino chiuso, fontana sigillata. Le generazioni ti proclamano beata, tutto il popolo intesse le tue lodi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà mai fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio,
e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Stamattina abbiamo trasmesso per Radio Maria un pensiero, l'occasione della festa della Madonna del Rosario. Questo pensiero era concentrato sulla preghiera che dobbiamo rivolgere incessantemente a Maria contro una nuova invasione dell'Islam e contro tutte le invasioni che ci vengono dal mondo in cui viviamo, che mettono a repentaglio la nostra fede, inquinano i nostri costumi ed hanno come obiettivo la scristianizzazione del mondo cristiano. Maria, che è presidio nostro, difesa nostra, è al centro. Noi che siamo la discendenza della donna, dobbiamo combattere con Maria per preservare la nostra fede, il nostro vivere cristiano, e perché Cristo, unico salvatore del mondo, sia riconosciuto come salvatore del mondo, perché per questo il Padre lo ha mandato. Per la brevità del tempo non abbiamo potuto sviluppare questo tema che doveva essere accennato appena in 4-5 minuti. Abbiamo un po' più di tempo per mettere a fuoco il grave problema in cui noi ci troviamo, la grave situazione denunciata anche dai vescovi, ma non abbastanza sentita e condivisa dal mondo laico e dalla stessa popolazione nostra. L'Islam ha sempre avuto come obiettivo l'invasione dell'Europa, fin dall'inizio. Ha tentato con la cultura araba nel Medioevo, ci è riuscito in gran parte. Ha tentato poi con le armi la penisola iberica e anche la Sicilia ebbe la dominazione arabo, islamica. Più tardi ancora, nell'età moderna, l'Islam, che aveva il suo forte nell'impero ottomano, turco-ottomano, tentò l'invasione dell'Europa con le armi. Per via terra arrivò a Vienna, nel cuore dell'Europa, e fu fermata dalla coalizione degli stati cristiani.
tentò per via mare e accerchiò l'isola di Corfù. E proprio a Lepanto avvenne una grande sconfitta. Una grande sconfitta che segnò l'arresto definitivo dell'impero musulmano, e non ebbe più seguito l'invasione turco-musulmana. Ma l'Islam ha avuto sempre questo obiettivo nella Guerra Santa. È un obiettivo che porta nel cuore. E adesso ha usato un'altra tattica, l'invasione pacifica dell'Europa. Mentre nei primi tempi del Medioevo e della prima età moderna la cristianità aveva una fede robusta e sani principi cristiani e poteva così resistere all'invasione, per cui anche la dominazione ottomana, la dominazione musulmana, islamica, non ebbero nessun effetto sulla fede, sull'ordinamento, sui costumi cristiani. Invece adesso la situazione è mutata. L'Europa è cristianizzata, è laicizzata. I governi d'Europa sono laici. La religione cristiana non è più in nessun paese, neanche in Italia, dove ancora esisteva, religione di Stato, come lo è presso i turchi, presso tutti gli stati islamici, ma è un affare privato e l'inquinamento dei costumi è penetrato a fondo nel tessuto cristiano e menomata la fede, per cui ci troviamo spreparati a questa invasione pacifica, ma non meno efficace e non meno pericolosa per noi, non meno efficace per loro, non meno pericolosa per noi. Sappiamo la polemica che si è accesa in questi anni, però il fatto esiste ed è reale. E a lungo termine noi ci troveremo a mal partito se non sappiamo recuperare e consolidare la nostra fede e difendere i nostri costumi, il nostro stile cristiano di vita. E che l'Europa è spreparata e anche l'Italia è spreparata. È vero che dobbiamo accogliere tutti i fratelli che vengono da noi, perché in ogni uomo c'è Cristo che deve essere riconquistato e riportato al capo. In ogni uomo c'è l'immagine di Dio, però dobbiamo pur comprendere che non possiamo accogliere dottrine false, modi di vivere non più cristiani, per cui l'accoglienza del fratello si può tramutare nell'accoglienza del nemico, che può seminare il male dentro di noi, come l'inimico sommo della parabola del Vangelo, la zizzania, che viene seminata dal nemico. Ecco perché dobbiamo stare allerta. Qual è il danno che noi ne ricaviamo? Danno nei riguardi della fede.
e dell'ordinamento della nostra santa religione. Nell'Islam la dottrina è molto semplice. C'è Allah e basta. Allah concepito a modo proprio. Anche i costumi islamici non sono i nostri costumi. La posizione della donna è diversa qui in Occidente. La donna ha i suoi diritti. Lì nell'Islam la poligamia è ammessa. I figli sono del padre, il quale può educare i figli e deve educare i figli, secondo la legge del Corano. Per cui la condizione della donna e dei figli è diversa, l'ordinamento civile è diverso. Poi la libertà che adesso viene concessa agli islamici in Europa, in Italia, in Germania, i musulmani sono molto numerosi, con molte, molte moschee. Anche in Francia ci sono moltissime moschee e in Italia si moltiplicano le moschee, i luoghi di culto. A Roma funziona bene il centro islamico. Per di più fanno proselitismo, quelle che noi non facciamo. Ci sono 70.000 convertite da cattolicesimo all'islamismo, operano conversioni. Ci sono tante e tante moschee, tanti luoghi di culto, per cui non siamo noi nazione ospitante ad omogeneizzare quelli che vengono e farli italiani, ma sono loro a rimanere stranieri in mezzo al popolo italiano e a sedurre il popolo italiano per condurlo ai loro costumi e alla loro fede. Poi il contraccambio non c'è. Noi, dove regna l'Islam, non possiamo erigere una chiesa. Loro qui possono fare tutte le moschee che vogliamo. E c'è anche la debolezza di cedere loro chiese sconsacrate per luogo di culto islamico. Per cui ci troviamo in una condizione non buona per combattere questo nemico, non nemico in campo civile, ma nemico in campo religioso. Ecco perché l'allarme che viene da alcuni vescovi è un allarme che ha la sua ragione d'essere. L'unica arma per noi è essere cristiani, è rafforzare la nostra fede, rafforzare i nostri costumi cristiani, non lasciarsi sedurre, stare in difesa quando non possiamo andare in offesa, perché le condizioni oggi non ce lo consentono, ma stare in difesa del nostro patrimonio, questo sì, è un obbligo non soltanto civile, ma religioso, per noi un obbligo di fede, difendersi, difendere la propria dottrina, la propria fede contro gli assalti del nemico, difendere il proprio visto, vivere cristiano. E la condizione è peggiorata perché non sono soltanto i musulmani a intervenire contro di noi, contro la nostra fede. C'è un esercito schierato in battaglia dietro cui si c'era un unico nemico, il maligno, la Niege. Questo nuovo modo
di vivere, di concepire la vita che si ramifica in tutti i settori, nel settore commerciale, industriale, scientifico, nel settore culturale, in tutti i settori. Il modo di parlare, per chi sta bene in ascolto, di quelli che conducono la televisione, in tutti i canali, il modo di parlare è infetto di acquarianesimo. Cioè c'è una mentalità del New Age senza che noi ce ne accorgiamo. Per cui a poco il veleno viene inoculato, senza che noi ce ne accorgiamo. Siamo avvelenati, senza che noi ce ne accorgiamo. La dottrina che pone l'uomo al centro e il terzo umanesimo, peggiore del primo e del secondo umanesimo, il terzo umanesimo in cui viviamo, pone l'uomo al centro e Dio viene emarginato. Viene emarginato come essere personale, trascendente. C'è il Dio immanente che è dentro di noi, e tutta l'umanità che è Dio. Ciascuno di noi diventa Dio, perché fa parte di questo essere supremo che governa il cielo e la terra. La scintilla divina è dentro di noi, per cui è Dio al centro della propria vita. È l'uomo l'arbitro del vero e del falso, del bene e del male. Sono io che stabilisco quello che è giusto e quello che non è giusto, e mi serve di tutte le armi in mio possesso per affermare il mio io, la mia posizione. Io non ho bisogno di un salvatore. Se io voglio salvarmi, e se è il caso di salvarmi da che cosa non so, ci penserò io a salvarmi. Sì, io mi autogestisco, non ho bisogno di un altro, perché io sono Dio, io mi trascendo. Io attraverso pratiche mie posso procurarmi la mia salute fisica, la mia salute spirituale. Sono io il fattore della mia vita. Anche dopo questa vita io avrò un'altra vita, io mi trascendo, non ho bisogno né di Dio né di Cristo. Chi è questo Cristo? Sarà un uomo che valeva per gli altri tempi, ma adesso ci sono io il Cristo, sono io il Salvatore, io il Signore. Non c'è posto per Dio trascendente, non c'è posto per Cristo, non c'è posto per la Chiesa, che è il luogo dove abita Cristo e dove viene operata la salvezza. Quale salvezza? Salvezza. Quale peccato è peccato? Il peccato è non avere denaro. Il peccato è non avere la possibilità di soddisfare i propri desideri in fondo. Il peccato è non affermarsi. Questo è per il peccato dell'uomo. Vedete come tutta la dottrina è capovolta. Tutto il cristianesimo viene travolto nel suo credo e anche nella sua etica, perché l'etica procede dal credo. Io ho questa etica perché c'è un credo scritto dentro di me e un credo rivelato da Dio che combacia con quello che è scritto dentro di me e che l'uomo oggi, di oggi perverso, istigato dal nemico, vuole sradicare dal proprio cuore. Per cui abbiamo il musulmanesimo che è un pericolo, ma non è il più grande pericolo. Il pericolo viene dalle dottrine erronee, dai costumi perversi, dalla mentalità nuova che si è instaurata nel popolo cristiano d'Europa, di Occidente. È lì il vero grande pericolo. E noi dobbiamo combattere
questo pericolo di scristianizzazione, perché adesso a viso aperto si parla di epoca post-cristiana. Il cristianesimo è morto e sepolto, è una religione storica, non è più una religione attuale. Abbiamo una nuova religione, la religione dell'uomo del 2000. Vedete in quale pericolo noi ci troviamo? E questo perché? Perché la nostra fede è debole, perché il nostro modo di vivere cristiano non è conseguente alla fede. Siamo deboli, deboli nel credere, deboli nell'agire, ed ecco il nemico che si infiltra in mezzo a noi, per cui abbiamo un esercito schierato a battaglia contro la discendenza della donna. La battaglia è contro la donna e contro la sua discendenza. Il discendente della donna è Cristo, e la discendenza siamo tutti noi che formiamo l'umanità di Cristo, la Chiesa di Cristo. Dobbiamo difenderci, ed è Maria nostra madre che ci chiama alla difesa. Purtroppo per il popolo cristiano non resta che quest'unica arma, l'arma di cui vi parlavo questa mattina, l'arma della preghiera. È un'arma micidiale contro tutti i nemici. È quella spada d'oro che Geremia consegnò a Giuda Maccabeo per orare il vero Israele. E combatté e morì sul campo. Ma Dio, per mezzo del profeta Geremia, al tempo di Onia sacerdote, diede a Giuda Maccabeo, il capo dell'esercito, la spada d'oro e disse: ti consegno questa spada d'oro come dono di Dio. Con questa spada vincerai. Questa spada d'oro è la preghiera incessante della Chiesa, che fa crollare tutti i muri, apre tutte le carceri per liberare i prigionieri, abbatte tutti i nemici, come Amalek nel deserto, come al tempo di Sennacherib, come al tempo di Giosafat, quando i nemici furono sbaragliati con la preghiera. La preghiera abbatté l'impero ottomano a Vienna, umiliò l'impero ottomano a Corfù, a Lepanto. La preghiera potrà arrestare tutti i nemici, può rendere vani tutti i disegni dei popoli, può richiamare Dio, la potenza di Dio, che di nuovo raduna i popoli e dirà, come già nel Salmo II, io l'ho costituito mio sovrano su tutti i confini del mondo, adoratelo. E tutti i popoli dovranno riconoscere, baciando il Figlio, che Gesù è il loro capo, è il loro salvatore, non Satana. La battaglia è tra Satana e Cristo. Noi siamo schierati con Cristo, e l'esercito di Cristo è condotto da Maria. Ecco perché le apparizioni si vanno più fitte in questi ultimi tempi. Lourdes, Fatima, Siracusa, Medjugorje, in tanti altri parti della terra. Maria è presente e ci dice penitenza, figlia mia, digiuni, ma preghiera, 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 perché con la preghiera dobbiamo vincere. Questa è l'arma che abbiamo in mano, la fede che deve essere la nostra forza, il nostro scudo, la corazza della verità e della verità, la corazza della santità e della giustizia, e poi la preghiera che deve fermare il nemico, la parola di Dio come spada tagliente che deve sgozzare il nemico.
Ecco, scuotiamoci, fratelli e sorelle. È Maria che ci invita alla battaglia, alla grande lotta santa che non è cruenta, ma è una lotta fatta di preghiere. Chi più ha forza vince. È una forza spirituale che deve travolgere altre forze spirituali nemiche. Stringiamoci attorno a Maria, nostra madre, e preghiamo, preghiamo con lei, perché il mondo aspetta la salvezza e siamo noi, con Maria, a portare la salvezza al mondo, perché il mondo si salvi per mezzo di Cristo, figlio di Maria. Amen. C'è una prima parola del Signore. Se credete nel Figlio dell'uomo, il Figlio vi farà liberi. E cioè il Signore in Giovanni ci dice che la fede in Cristo che ci renderà liberi. Se noi crediamo nel Figlio dell'uomo, Egli, il Figlio dell'uomo, Gesù, ci renderà liberi, non saremo più schiavi. C'è un'altra parola del profeta Ezechiele. Gli israeliti, quando parlava il profeta, dubitavano che quelle parole fossero per loro. Sì, lui non sappiamo se è sotto l'azione di Dio, e poi tutte le sue predizioni e visioni riguardano i tempi lontani, non tocca a noi, il Signore dice. Sono io il Signore che parlo e attuerò senza indugio la parola che ho detta. Anzi, ai vostri giorni, o genie dei ribelli, pronuncerò una parola ed attuerò queste parole del Signore. La visione che costui ha detto, voi dite, è per i giorni lontani, per i giorni futuri. Egli predice per tempi che ancora debbono venire. Ebbene, io vi dico, riferisci loro queste parole, dice il Signore Dio. Questa parola non sarà ritardata più a lungo, non interessa i tempi lontani, ma ogni mia parola che ho detto, io la eseguirò, oracolo del Signore Dio. Ecco, il Signore ci dice che queste parole del profeta, questi annunci che noi diamo nel nome del Signore, non riguardano i tempi lontani, i tempi futuri. La visione riguarda il tempo presente, e nel tempo presente che la parola di Dio si avvererà. Amen. Siamo in preghiera. C'è Maria nostra madre che accoglie nelle sue braccia, nelle sue mani, la nostra preghiera e l'offre al Figlio, unico mediatore, perché siano ottenute le grazie che noi chiediamo. Sono grazie spirituali per corroborarci nella fede, nella speranza e nell'amore. Sono grazie anche che riguardano il nostro mondo umano, fisico, il nostro vivere tra gli uomini. Sono grazie di cui abbiamo bisogno. La Madonna nostra madre, appunto perché è madre, comprende i nostri bisogni, ed è nelle sue mani che noi poniamo le nostre preghiere per noi e per gli altri. Qui io vedo molti posti vuoti. In parte si deve alla situazione in cui noi ci troviamo, con lo sciopero dei tir, dei benzinai. Siamo in una situazione che può precipitare, il cibo scarseggia, la benzina non arriva ai serbatoi, il governo tentenna,
gli scioperanti sono più guariti, ma è la popolazione che soffre e la situazione può precipitare. Ti preghiamo, Signore, di venirci incontro, liberarci da questo disagio. Ti chiediamo, Signore, di mettere un fermo a questa situazione perché non precipiti, perché si trovi un accordo ragionevole, soprattutto per noi siciliani, e che certi toni che vengono dall'alto si smorzino. Palermo è in ginocchio, scritto, resti in ginocchio. Palermo è anche Italia, e non deve stare in ginocchio a supplicare. Bastano i disagi che abbiamo per altri motivi. Preghiamo perché quelli che governano, quelli che hanno mano in mano le sorti della patria e della regione, arrivino ad un accordo per il bene della popolazione e perché non si vada oltre. Per questo, Signore, noi interponiamo l'intercessione di Maria, nostra madre, perché proprio oggi si risolva in bene la situazione di disagio in cui ci troviamo. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti preghiamo per tutta l'Europa. Si trova in una situazione non buona. Ti preghiamo per tutti gli scandali che succedono, per tutti i pericoli che incombono, per il male che serpeggia sotto la cenere. Ti chiediamo che per questa Europa scristianizzata, governata da governi atei, che abbia il soccorso tuo e che trovi nella fede dei cristiani, trovi nell'animo dei cristiani una forza che si risvegli al momento opportuno e capovolga la situazione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E ti preghiamo per tutti i disagiati, per tutti gli affamati della terra, per tutti noi che abbiamo bisogno dell'aiuto divino. Ognuno di noi prega il Signore non per sé, ma per gli altri, perché la misericordia di Dio scenda su di tutti.